La politica in primo piano nell'approfondimento di TRM H24, in particolare con riferimento ai lavori del Consiglio regionale della Basilicata dedicati al dibattito sulla relazione programmatica del Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella. Sono stati 10 gli interventi dei consiglieri regionali appunto nel corso della riunione della massima assemblea regionale dedicata al dibattito sui punti programmatici illustrati dal Presidente della Regione Marcello Pittella del Partito Democratico. Ricordiamo intanto che i lavori proseguiranno martedì prossimo 18 febbraio con gli altri interventi e la replica del Governatore Lucano. Nel corso del dibattito, anche questo è un dato importante, sono intervenuti i consiglieri Nicola Benedetto del Centro Democratico, Aurelio Pace del Gruppo Misto e poi ancora Gianni Rosa di Fratelli d'Italia, Luigi Bradascio, Lista Pittella, Paolo Galante, Realtà Italia, Carmine Miranda Castelgrande del Partito Democratico, Vito Sant'Arsiero ancora del Partito Democratico e poi ancora Giovanni Perrino del Movimento 5 Stelle, Vito Giuzio del PD e Mario Polese, sempre del Partito Democratico. Un ventaglio assolutamente ampio, quello dei temi trattati, e in particolare, lo vedrete nella sintesi che abbiamo preparato, si è discusso del progetto Matera 2019 e di turismo, ma non solo. Ascoltiamo il contributo. Ma la prima cosa che appare è che sembra che la sua presenza in Consiglio regionale dal 2005, questa è la sua terza legislatura da Presidente, me l'ha fatta da consigliere, da assessore, mi sembra che lei, quello che è successo, quello che abbiamo fatto, negli 8 anni precedenti, non l'ha toccato completamente, non l'ha completamente riguardato. Il rilancio della Basilicata è ben descritta, ci sono sicuramente delle cose che si possono fare, molte di quelle cose secondo me non sono attuabili visto la situazione e il momento in cui viviamo. E quindi volevo fare un minimo per capi un po' più importanti, visto il tempo, i 15 minuti, volevo fare un po' uno excursus sulle cose che io ritengo sono state un po' messe come illusioni piuttosto che cose praticabili. Preso atto della continuità politico-programmatica rispetto al passato che contraddistingue le dichiarazioni di intenti che il Presidente Pittella ci ha illustrato ieri. Dichiarazioni di intenti perché si tratta solo di intenti, appunto, triti e ritriti, che poco hanno a che fare con la realtà regionale, con i suoi problemi e le sue criticità, intenti distanti da quelle che sono le possibili soluzioni concrete e fattibili di cui necessita la nostra regione. Ho ascoltato attentamente la relazione Presidente Pittella, ma purtroppo devo constatare che la rivoluzione democratica è ancora lontana da venire. Del resto lei stesso, in evidente contrasto con il titolo Visione Basilicata, la definisce storia e il contrasto è palese perché, vede Presidente, un conto è una visione di Basilicata, cioè l'idea ideale di regione che si vuole raggiungere. Un altro conto è la storia della Basilicata, che è qualcosa che è già stato e che spero non sarà più. Ed in effetti la sua relazione ripropone sostanzialmente gli stessi interventi dei suoi predecessori. La sua storia inizia con la solita lezioncina di macroeconomia di De Filippiana memoria, che finisce per proporre il solito schema dello scaricabarile. La crisi economica, demografica, sociale e sanitaria della Basilicata è dovuta alla congiuntura economica mondiale, alla bolla finanziaria americana e non alla mala gestione di chi l'ha fino ad ora amministrata. Il transitus di cui ci ha parlato non sia quello del dantesco Caronte, ma quello delle campane a festa della Domenica di Pasqua. Parliamo del petrolio e di questo dono di Dio che nello stesso tempo sta diventando la nostra maledizione. Non siamo disposti a trasformare la nostra terra in una landa deserta e inquinata. Per evitare questa tragedia ai nostri figli e ai nostri nipoti, siamo prontissimi a tirar fuori lo spirito di scansiamo le scorie, a portare 100.000 persone a manifestare sulla statale 106 come abbiamo fatto qualche anno fa. Nessuno dimentichi, e lo spieghi bene Presidente,
ai dirigenti della Eni e della Total, magari anche a Renzi quando lo vede, che i lucani sono un popolo docile ed amante della pace e della fratellanza, ma che qui, 150 anni fa, per rispondere al genocidio dell'esercito piemontese, sono nati i briganti e tutto il movimento di resistenza post-unitario. Ho ascoltato con piacere il suo desiderio di coinvolgere il mondo del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione. Sono pronto, mi sono già rimboccato le maniche. Mi faccia sapere quando vuole cominciare. Concentriamo più energie possibili sulla conclusione positiva della corsa, sin ad ora straordinaria, che la città di Matera sta compiendo verso la candidatura a Capitale Europea della Cultura 2019. Vincerla sarebbe un'occasione irripetibile, non solo perché si tratta di una delle città più belle del mondo, ma anche perché potrebbe trasformarsi in un vero locomotore di sviluppo per l'intera nostra regione. Matera 2019 vale quanto una finanziaria regionale di un anno e gli effetti sono duraturi nel tempo, tutti lavoriamo in quell'ottica. Il ruolo che date a Potenza è oggettivamente insufficiente. Immaginare che questa città diventi la città dei servizi vuol dire condannarla a un declino profondo, perché lo Stato sta dismettendo i servizi dappertutto. Non arriveranno nuovi uffici a Potenza, ma l'impegno sarà sempre minore. Uffici periferici, penso alla provincia, ma penso anche ai centri direzionali, penso al battaglione Lucania, non verranno mai più recuperati. Potenza ha bisogno di una vocazione diversa e la Regione ha la responsabilità di fare del proprio capoluogo, in accordo col percorso materano, una Potenza che sia città della scienza e della conoscenza. L'università, il CNR, la Deputazione di Storia Patria, la Biblioteca Nazionale, i poli museali, tutto ciò che noi abbiamo deve essere posto in rete, anche perché assessore Ottati una volta possiamo contraddire Orazio. Carmina non dant pane, diceva lui, invece non è vero. L'esperienza anche di chi oggi siede in Consiglio regionale, non ho difficoltà, l'esperienza del Polo della Cultura che Vito Santassiero realizzò fu un'esperienza felice, questa città reagì. Una regione con due mari, montagne, acqua, grande agricoltura, pastorizia e, ai noi, petrolio, deve necessitare di uomini coraggiosi per essere ridotta così. Dove sono le azioni? Dove il coraggio? La sua relazione, Presidente, la intitoleremmo piuttosto Basilicata, dove i finti greci sbarcano e i veri lucani emigrano. Pensiamo a Nicolas Cage. Come si sarebbe chiamato qui se fosse rimasto a Bernalda? Nicola Coppola? Chissà in quale bar di Bernalda sarebbe oggi a giocarsi la dignità alle slot machine. O al sindaco di New York, De Blasio. Che dite? Sarebbe riuscito, se fosse rimasto in Basilicata, a vincere un concorso come vigile urbano a Grassano? Noi ne dubitiamo. Nelle premesse riporta che dopo ben 9 trimestri consecutivi di recessione, ci illumina sostenendo che tutti i segnali congiunturali, dal clima di fiducia berlusconiana agli indici di produzione, di fatturato e di ordinativi dell'industria fino alle vendite al dettaglio, evidenziano un'inversione di tendenza. Ma quale inversione? E dove sono i dati di questa inversione di tendenza? Lei ha riportato i dati della crisi e si dimentica quelli citati di inversione di tendenza? Lei parla di transitus per annunciare un passaggio da ciò che è vecchio a ciò che necessariamente deve essere nuovo. Peccato però che lo faccia ringraziando il vecchio invece di stigmatizzarne i comportamenti non proprio esemplari. Ci riferiamo ovviamente alle precedenti legislature del Presidente De Filippo, nelle quali lei è cresciuto e si è formato politicamente, ovviamente. Non possiamo più continuare a vedere i nostri concittadini twittare su questa inefficienza e sui ritardi costanti, quotidiani di inefficienze che si vivono in un collegamento strategico quale quello della nostra regione con la capitale. Intervenire. Aiuto alle imprese. In un territorio che vive, dicevo, di questi limiti, banda larga ed ultralarga rappresenta in questo momento l'investimento che consente anche alla nostra economia di poter superare queste barriere. Non si viene con le macchine, non si viene col treno, arriviamoci almeno con l'alta tecnologia, superiamo le barriere. Premetto che cercherò di recuperare un po' di tempo in questo mio breve intervento, che ho voluto fare, seppur brevemente, per non far mancare al Presidente Pittella le espressioni di un pieno sostegno politico e morale all'azione
di governo che egli ha intrapreso, alla sfida ardimentosa che ha lanciato a se stesso e a tutti noi, perché si provi davvero, pur nella diversificazione dei ruoli e delle responsabilità, a renderci davvero utili alla comunità che rappresentiamo. Muovo appunto dalle conclusioni della densa relazione, dall'appello che egli rivolge a quest'Aula e alla società regionale, di scrollarci le passioni tristi del recente passato, per assumere e interpretare invece passioni forti, alimentate da una presa tenace sulle fatiche del presente e da un'attenzione aperta sulle scommesse del futuro. Grazie al collega Giuzio. Volevo dirvi che il presidente Pittella all'1:30 dovrà, per impegni istituzionali, partire per Roma, e siccome lui ovviamente ci tiene ad ascoltare tutto il dibattito, l'orientamento sarebbe quello di dare la parola al collega Polese per l'ultimo intervento e di aggiornare la seduta del Consiglio alle ore 15:30 di martedì prossimo. Prego, collega Polese. APT, Film Commission, Visioni Urbane, Matera 2019 sono strumenti di diversa natura giuridica che dobbiamo provare a coordinare in uno sforzo unitario volto a fare del turismo il primo motore di sviluppo della nostra regione, perché il nostro paesaggio è la seconda risorsa più importante della nostra regione, e dopo vi parlerò della prima. C'è una generazione che vive con la valigia in mano. È stato detto che passa le giornate nei bar, non per scelta ma per disperazione, che nella migliore delle ipotesi vede mortificata preparazione e competenza e che si accontenta. Allora rotazione totale delle consulenze pubbliche, con riserva di quota per gli under 40, un programma di forti incentivi per l'assunzione di under 40 nelle aziende, una formazione finanziata solo nei settori effettivamente corrispondenti alle richieste occupazionali, evitando di creare illusioni. L'incentivazione dell'autoimprenditorialità solo in quelle fette di mercato che, previa consultazione delle parti sociali, risultano realmente essere competitive, evitando anche qui di avere una marea di SRL semplificate che mascherano partite IVA e che non superano i 3 mesi di vita, con l'unico risultato di aumentare la rabbia e protrarre l'agonia. Allora rimbocchiamoci le maniche per non far sparire quella che è la più grande risorsa della regione, che non è il petrolio, non è l'acqua, ma la nostra generazione. Grazie. Lo avete visto nella sintesi, diversi i temi dei quali si è dibattuto nel corso dell'assemblea, della massima assemblea regionale, che ricordiamo si è concentrata sulle reazioni, sul dibattito appunto dedicato alla relazione programmatica del presidente della regione Basilicata Marcello Pittella. Diversi gli interventi, sono stati 10 in totale, quelli dei consiglieri regionali, ma ricordiamo che i lavori del dibattito proseguiranno martedì prossimo 18 febbraio con gli altri interventi e la replica del governatore Lucano. Diversi temi li avete ascoltati, al centro della discussione ovviamente la crisi, la situazione in cui versa la regione Basilicata, e ampio spazio è stato dedicato alle prospettive e al turismo, che rappresenta una delle leve del possibile sviluppo futuro della regione Basilicata stessa. Per quello che ci riguarda però, nell'ambito dell'approfondimento di politica dedicato al Consiglio regionale, è davvero tutto. Linea alla regia per le notizie e tutto il resto.